Adesso verifichiamo il teorema di Chebyshev per i valori 1, 2, 3. Qua riporto l'inizio della coda a sinistra, per esempio per C uguale a 1, C uguale a 2, C uguale a 3, e l'inizio della coda a destra. Qui la massima frazione che teoricamente è prevista dal teorema di Chebyshev per l'età dei giocatori che cadono all'esterno, cioè all'interno di queste due code. Qui riportiamo i dati reali e le percentuali dei dati reali, cioè dell'età vere della distribuzione statistica, per vedere che i dati reali sono sempre inferiori rispetto ai massimi valori previsti da Chebyshev. Cominciamo con C uguale 1. L'età minima sarebbe tutte le età che si trovano sotto a un sigma, una deviazione standard di differenza dalla media. E l'età massima sono tutte le età dei giocatori che si trovano sopra a una deviazione standard distante dalla media. Quindi qui per l'età minima scrivo uguale la media, questo, meno 1, 1 per sigma. Quindi la media meno una deviazione standard. Invece per l'età massima scrivo uguale alla media più 1 per la deviazione standard. Perciò nel caso C uguale a 1 le code iniziano, cioè sarebbero le età inferiori a 19,4 anni, la coda sinistra, e i giocatori di età superiore a 31,6 anni, che è la coda destra. Secondo il teorema di Chebyshev, in queste code possono caderci al massimo 1 fratto C quadro dei giocatori. 1 fratto C quadro in questo caso lo calcoliamo, sarebbe uguale 1 fratto C elevato alla seconda. Poi lo portiamo in percentuale e infatti è il 100%. Quanti sono in realtà i giocatori che veramente hanno un'età minore di 19,4 anni e maggiore di 31,6 anni? Questi tre giocatori hanno un'età minore di 19,4 anni, maggiore di 31,6 anni sono questi. Sommiamoli tutti. Uguale somma parentesi questi, poi tengo premuto control, più da 31,6, quindi questi, e invio. In totale sono 8 giocatori che stanno in questa prima coda. In percentuale, che percentuale è? Uguale 8 diviso 30 giocatori e porto il risultato in percentuale. È soltanto il 26,7% dei giocatori. Per C uguale a 1 il teorema di Chebyshev è stato verificato, infatti prevedeva al massimo un 100% di giocatori, ne abbiamo trovati solo il 27%.